Buonasera a tutti, bentornati a Flash News, l'appuntamento con l'informazione in onda dal lunedì al venerdì alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Continuiamo a parlare del conflitto in Ucraina e oggi, a più di 90 giorni dall'inizio del conflitto, quindi dal 24 febbraio, arriva una stima molto tragica, un bilancio tragico, quello delle vittime. Sarebbero infatti 4.000 le vittime civili soltanto nel Donbass. E il Donbass è stato appunto l'argomento principale del discorso di Zelensky, del premier ucraino, proprio oggi, che ha ribadito che l'esercito di Putin starebbe effettuando un vero e proprio genocidio nel Donbass. Zelensky ha poi ribadito che i paesi occidentali non devono assolutamente allearsi, flirtare con Putin e con Mosca e non, soprattutto non devono fare un passo indietro sul fronte delle sanzioni, sanzioni che Mosca chiede vengano revocate e in cambio appunto della revoca delle sanzioni sarebbe disposto anche a fare un passo avanti sul fronte del gas. Ma poi parliamo di Mariupol. Mariupol infatti è il simbolo della resistenza ucraina, ma nei prossimi mesi potrebbe trasformarsi, questo a causa della conquista di Mariupol da parte dell'esercito di Putin. Secondo quanto riferiscono fonti ufficiali sul posto, infatti l'esercito di Putin starebbe effettuando quello che è l'obiettivo del presidente della Federazione Russa, ossia la deucranizzazione della città portuale. Questa trasformazione avviene attraverso due elementi. Il primo è la propaganda, una propaganda che si sta portando avanti grazie all'installazione in tutta la città di alcuni maxischermi. In questi maxischermi verranno proiettati due canali russi e dunque i cittadini di Mariupol otterranno informazioni circa le notizie e in generale tutte le notizie riguardanti anche la guerra soltanto in base a quelle che vengono stabilite dal Cremlino, quindi da Mosca. Mentre il secondo elemento di questa trasformazione è il sistema scolastico. L'esercito di Putin ha infatti stabilito che l'anno scolastico dovrà terminare il 1 settembre, non consentendo in questo modo agli studenti di trascorrere l'estate. Durante il corso di quest'estate infatti gli studenti di Mariupol dovranno imparare la lingua russa, la letteratura e la storia russa e anche imparare la matematica in russo. E poi in Russia arriva un sondaggio sulla popolarità attuale di Vladimir Putin che risulta addirittura aumentata rispetto a 3 mesi fa. Secondo un sondaggio appunto condotto su 1600 adulti, circa più dell'80% sarebbe a favore dell'azione di Vladimir Putin, mentre questo dato risulta molto più grande rispetto a quello registrato prima dell'invasione, che era fermo al circa 70%. Dunque i russi sono a favore di questa operazione militare, così come viene conosciuta in Russia, contro e in difesa rispetto all'avanzata, dunque all'offesa dell'esercito ucraino, così come viene percepito il conflitto in Ucraina in Russia. E infine parliamo di grano, poiché il blocco sulle esportazioni di grano ucraino da parte della Russia potrebbe favorire le reti terroristiche in altre parti del mondo e dunque questo porterà inevitabilmente ad un intervento militare degli Stati Uniti per cercare di non destabilizzare i mercati. Queste reti terroristiche infatti sono gruppi di terroristi che si alimentano proprio con l'insicurezza alimentare, dunque in collegamento con il blocco delle esportazioni di grano, ma si alimentano anche grazie ad una governance debole e soprattutto grazie alla corruzione e alla povertà. Queste sono le notizie di oggi e vi ricordo che il prossimo appuntamento con Flash News ci sarà domani sempre alle 19, sempre sui canali social di Per Sempre News. Buonasera.